Ciao a tutti, buona serata. Sono nella mia camera d'albergo questa sera. Sono circa le 24. Vedete? 24. Eccomi qua. Sono sdraiato qui nel mio letto dopo una giornata intensa a girare per Kyoto, in aria, alla ricerca del tempo con gli archetti rossi, bellissimo. È stata una giornata molto 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 movimentata. A Kyoto c'era una marea di persone. Sto filmando ho messo l'asta del selfie, ho attaccato la fotocamera con il bastone, anzi guardate, adesso allungo pure, così mi vedete più in lontananza. Eccomi qua. Vedete? Mi vedete? Sì, ciao. Quindi, vi stavo dicendo che siamo andati a Kyoto, abbiamo visto il quartier generale della Nintendo. Bella, io sono un fan Nintendo. Io ho tutte le sue console, tranne il Famicom 8 bit. E siamo poi, e neanche la Wii U la devo comprare, ma comunque la comprerò. Siamo poi andati a vedere Kyoto, la via principale di Kyoto, una delle vie principali, tutta affollatissima di gente, tutto tenuto bene, tutto lussuoso, tutto perfetto, tutto ordinato, bello bello, con tante luci, tipico qua del Giappone, ma qua vedo le centrali nucleari se possono permetterselo, ma noi non si può fare, altrimenti costerebbe una fortuna. Tutto bello. Poi siamo entrati nella Gion Street, lei è divisa, quella strada è divisa, e fino a un certo punto, cioè fino al ponte, nel video che ho fatto comunque lo vedete, alla fine della parte nuova, diciamo, recente, quella moderna. Poi c'è un grande fiume. Si attraversa il fiume e si arriva sulla parte antica di Kyoto con le lanterne, tutta fatta in legno, molte costruzioni fatte in legno, ci sono dei templi anche in mezzo, se non ricordo male ne avevo visto uno poco prima di entrare nella via, di percorrere la via, fino ad arrivare alla Gion Street, la famosissima Gion Street. Una bellissima via antichissima, molto antica, con tante casette piccoline di legno, proprio fatte come quelle di una volta, di una volta, di una volta, dove vi passeggiavano molte ragazze, anche ragazzi devo dire, con abiti tradizionali giapponesi, e ho avuto la fortuna di incrociare due geishe, però la prima mi era. Cioè, stavo salendo per la via e questa geisha, questa signora geisha, mi ha tagliato la strada, ha tagliato la strada principale praticamente. Quindi io come l'ho vista, l'ho filmata, ma l'ho presa a lato, un po' si vede. E l'altra è al ritorno, soltanto che quando stavo andando via, soltanto che l'ho vista all'ultimo momento, non facevo in tempo a prendere la fotocamera, accenderla, impostarla, fare un filmato, però le ho fatto una foto. Se guardate poi sulla mia pagina Japan Otaku Paradise, il Giappone è il cuore, e poi la metterò e la trovate. Poi la sera volevamo andare dopo cena, io ho mangiato in albergo, non ho potuto neanche oggi fare il filmato della cena perché non avevo più batterie cariche, tutto fatto fuori, tra foto e filmati, e quindi non sono riuscito a fare il filmato della cena, però ho mangiato 4 panini che ho preso al convegno al 100 yen, all'Aplan sono 100 yen, e un'insalata, uno yogurt e basta. Cena soft, anche perché non è che avevo tanta fame, noi abbiamo fatto pranzo che era alle 3, 3 e mezza, quindi di pomeriggio. Figurati. Poi la sera, dopo cena, siamo andati qui, siamo tornati ovviamente a Osaka, abbiamo fatto cena qui a Osaka, e poi volevamo andare in sala giochi vicino alla Dendentown, a Namba, si arriva da Namba, soltanto che è il delirio, perché noi abbiamo preso quella metro, la metro da Namba,
la prima, la, ieri, quando abbiamo salutato il nostro amico per tornare in albergo, però c'è un però, perché la stazione di Namba è talmente grande, ma talmente grande, che ha mi pare 30 uscite. 30 uscite. Qual è stato il problema? Non ci ricordavamo qual era quella che abbiamo preso ieri. E nelle tabelle gialle, perché qui nelle metro, nelle stazioni qui a Tokyo, qui in Giappone, praticamente ci sono i tabelloni gialli, e i tabelloni gialli con scritto exit number one e che cosa c'è nelle vicinanze. Neanche da lì siamo riusciti a capire quale uscita prendere. Allora abbiamo guardato la cartina di Namba, che c'è anche quella nella stazione, per cercare a memoria di vedere, di inquadrare dove potevano essere l'uscita giusta. Perché mi ricordavo io che c'era una via curva, una sopraelevata, passavano i treni sopra, davanti, questa è la via curva, e la sala giochi era messa lì proprio sulla via curva. Guardando la mappa abbiamo trovato dei punti vicini con curve. Però siamo usciti, ma non era quel punto giusto. Comunque ci siamo un po' persi per la stazione di Namba e abbiamo girato una 40, mezz'ora buona, e allora poi dopo abbiamo rinunciato perché poi scadeva, cioè perdevamo le metro, poi chiudevano le metro e dovevamo tornare a casa, sì, a casa in albergo. Quindi niente, sala giochi, peccatoci. Qui c'è la sala giochi della Namco, proprio Namco, Namco Bandai, della Namco, la Taito Station e la Sega. Volevo vedere quella della Namco, visto che a Tokyo non c'è. Pazienza, andremo lunedì, perché domani, che è domenica, andiamo a Kobe. Sperando anche questa volta di non perderci, in quanto è la prima volta che vado. Ho le mie mappe con gli orari dei treni, devo prendere il treno dalla stazione di Osaka per Shinoya, se non ricordo male, poi lì prendere un altro treno che porta a Kobe. Così ho trovato, informandomi su internet. Domani ho sentito un rumore strano. Domani vedrò e poi vi racconterò la giornata. Va bene, adesso mi rilasso un pochino, mi faccio la doccia, fa un caldo qui. Mamma mia, io ho la giacca, due maglioni mi sono portato. L'anno scorso faceva più freddo, ma fa un caldo, 20 gradi ci sono a novembre. Va bene, vi saluto, seguitemi su Facebook, Japan Otaku Paradise in Giappone nel cuore, e su YouTube, mi raccomando iscrivetevi perché con me trovate sempre un video qui dal Giappone. Quindi io per ora vi saluto, faccio che avvicinare la fotocamera, altrimenti non la posso spegnere. E ci vediamo domani con un video da Kobe. Ciao ciao e buonanotte, almeno per me è notte, per voi è giorno. Ciao ciao!